protagonista della pop art inglese ed amava frequentare le piscine, però dubitiamo sapesse nuotare, ha un fisico floreale, fumava, apprezzava il vino, sedentario naturale, esteta, conversatore, studioso. Dal Royal College of Art ottenne una medaglia d'oro. Prendeva appunti nei suoi viaggi. Nel 1964 si trasferirà a Los Angeles, dove inizierà la serie delle swimming pool che lo renderanno famoso in tutto il mondo. Lui è quello vestito, sdraiato in poltrona. Amava il Rinascimento italiano, ma la doccia la preferiva a Londra. Buon gustaio, adorava lo slow food, le colline inglesi, cogliendo l'equilibrio tra elementi reali e colori artificiali, tra verità e possibilità, tutto realmente falsificato, ritagli, frammenti, frames fissati, still life, o meglio, lo stile di vita hollywoodiano con vista su piscina. La vita è breve, e allora che si aspetta? È subito sera, un tuffo, accertato che l'acqua ci sia, e via. Diversamente l'ammollo con idromassaggio. Finirà famoso, ricco, annoiato, francamente celebre, ma non può provare.